Lei quindi pensa che questo monologo ci parli un po' delle cantine romane? Questa domanda mi prendi un po' di contropiede, caro Mina, perché non me l'aspettavo, però ti posso rispondere. Le cantine romane, no, non lo so, fammi un'altra domanda. Vabbè, ci parli del teatro d'avanguardia, delle cantine. Le cantine romane, caro Mina, erano delle dove ci fu il boom, vabbè, l'ho già detto, sì, lo so, quindi si tagliava un po' il tempo, in quanto che in queste cantine, specialmente l'Alberico e il Beat 72, che ora è il Beat 72, ci hanno messo una macelleria e chiuso, e invece l'Alberico, che è rimasto un teatro d'avanguardia, è stato, diciamo, è nato un po' tutto lì, c'erano questi monologhi, che c'è? C'erano questi monologhi che si facevano all'epoca, e quindi stop. All'inizio degli anni 70, quello che era un fenomeno seguito da pochi affezionati comincia a diventare una moda culturale. Ancora una volta il Beat 72 fa da battistrada. Le 120 giornate di Sodoma, che Giuliano Basilicò ha tratto dal romanzo di Sade, registra ogni sera il tutto esaurito. L'avanguardia delle cantine comincia a far cassetta. Scrive Franco Quadri nella sua storia dell'avanguardia teatrale in Italia che a Roma, nella sola stagione 72-73, si triplica il numero di sale e salette e si grida al boom del nuovo teatro. Abbiamo provato con un po' di malizia ad andare a vedere come questo boom veniva registrato e seguito dai rotocalchi. Chissà che la vera immagine, il vero mito dell'avanguardia in quegli anni non sia stato motivato da fatti di costume legati a questi articoli. Ecco come ABC, il primo rotocalco popolare ad occuparsi del risveglio dell'avanguardia ed a farne un proprio filone giornalistico quasi fisso, informava i lettori sul fascino indiscreto delle cantine. Si comincia con corrispondenze dall'estero, articoli dall'Off-Off Broadway che raccontano di incredibili record sessuali consumati sulla scena, orge di parolacce. Ma perché andare tanto lontano? Al Teatro La Fede, sede dell'Off Romano, c'è una liscia nel Paese delle Meraviglie ad alto tasso psichedelico, esperta di simbologie morbose dell'inconscio e di verità oppiate con l'LSD. Da Roma a Milano, i nudi e le utopie di liberazione sessuale del living fanno accorrere la polizia. Milano Shock, titola ABC, strabiliando per le apparizioni di una Lady sul bidet, che poi sarebbe Perla Peragallo nella parte di Lady Macbeth. Ma chi fa più scandalo di tutti, il più maledetto e maleducato, è Carmelo Bene. Sempre su ABC, la giornalista Letizia Paolozzi scopre con divertito raccapriccio che la sua musa e compagna Lidia Mancinelli ha uno scheletro accanto alla vasca da bagno. Il maledettismo delle cantine comincia a fare rima con divismo. Se il pugliese Carmelo Bene è un gelsomino d'Oriente che ormai fa notizia e desta le più accese curiosità, anche altri nomi si caricano di sogni e di attrazioni proibite. Lucia Vasilicò, sorella di Giuliano, Bettina Best e Rossella Or, legate a Perlini, ma soprattutto Manuela Kusterman, che viene addirittura definita la Duse delle cantine. Tra-la-la-la-la, you're my fairy, you gave me everything I ever wanted from life.
Mi sono sempre domandato come una Duse reciterebbe nel teatro d'avanguardia nei nostri tempi. Ora ho la risposta. Volevo rileggere questo articolo che scrissi nei primi, all'inizio degli anni 70, recensendo uno spettacolo del Festival di Prosa di Venezia con la Manuela Kustman. Questo articolo ebbe questo titolo: Come recita la Duse oggi? E a dire la verità c'è stato molto equivoco su questo articolo, perché io non è che volevo dire che la Kustman era un'altra Duse, piuttosto volevo indicare nella Kustman l'arrivo del divismo nelle cantine. Poi dopo, piano piano, sono venute le altre, Rosa di Lucia, Bettina Best. Certo, il divismo non nuoce al teatro, neanche a quello di ricerca, di avanguardia, al teatro off. Fu un fatto di costume. Forse articoli come il mio avranno aiutato un po' il pubblico a essere curioso di vuol vedere chi sono questi divi. Ciao Diva. Oh! Sei questa? Che paura che mi hai fatto. Carina, eh? Sì, ti bella. Piace? Se ti piace tu. A te? A te, se ti piace a te. A me sì, mi piace. Chiaro, se l'ho fatto grande così vuol dire che mi piace. Ma tu ti piaci? Tanto. Tu ti piaci? Sì, tanto. Davvero? Eh? Tu che hai fatto, ma prendi il sole così? Sì. Vuoi una ciliegia? Sì, grazie. Lo prendi anche nuda il sole? Ma nuda lo prendo, sì. Più nuda, vestita. Ma? Non tanto. Hai pure lavorato? Oggi non c'è tanto sole. Oggi no. Questo che ci frega, uguale. Senti, ma tu ci hai pure lavorato nuda, hai fatto delle cose? Nuda? Eh? Non mi hai mai visto nuda? Sì, io sì, ma che c'entra? Cioè, domandavo per te, te. Ho fatto delle cose nuda. E com'era, no? Vestita, nuda. Costumi. Quando facevi nuda com'era? Ti piaceva? Oppure ti dava fastidio? Non è che... ogni tanto mi danno più fastidio i costumi. No? Sì? Mm. Non ti ha mai dato la sensazione che eri nuda per sfruttamenti... Ma no, perché... sfruttamenti commerciali, no? Pornotiva. Quando l'ho fatto, è che mi sono sentita di farla, però io non mi sono mai sentita sfruttata nuda. Mai? Al di fuori delle mitologie da rotocalco, che indubbiamente hanno contribuito in maniera sostanziale al loro lancio, come sono da vicino questi attori in odore di scandalo? Abbiamo lasciato che fosse Victor Cavallo, suo compagno in molti spettacoli di Perlini, ad intervistare sulla terrazza della sua casa la diva Bettina Best. Aggiungiamo al loro dialogo un solo commento. Basta guardarli e sentirli parlare per capire che il vero scandalo delle cantine era la nascita e la possibilità di sopravvivenza di un tipo d'attore assai diverso e particolare rispetto a quelli allevati dalle scuole di recitazione per la ribalta tradizionale o gli sceneggiati televisivi. Volevo chiedere una cosa, ma è vero che il mondo adora gli originali? Sì, Venera. Venera, è vero? Venera. Ma sei sicura? Grazie molto. Tu non credi? Non lo so, mi pare un po' certe volte. Ma no. Che hai letto? Hai letto il mio giornale? No, ma che? Ho detto di strada. Sul mio diario? No, sul Lungotevere c'è una scritta enorme. Il mondo venera gli originali. Firmato Bettina Best. Sul Lungotevere dice. Non l'ho detto io questo. L'ha detto Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. E Nina. Ti piace Ingrid Bergman? Elisa Minnelli. Hai visto il Nina? No. Ingrid Bergman e Elisa Minnelli. Mi piace Ingrid Bergman. A te ti piace? Ma in questo film era stupenda, però bravo. Tu sei molto meglio, secondo me. Molto meglio di Ingrid Bergman. Ma sai come ti è venuto in mente di far teatro? Anche te mi fai queste domande. Esatto, pure io. E tu? Io come mi è venuto in mente? A me non mi è mai venuto in mente. Anche a me. È capitato così. Anche a te. Che devono succedere, succedono. Era un destino anche, allora. Un destino. Ma tu l'avevi sentito che c'avevi questo destino oppure no? No, non l'ho mai sentito prima. Come ho visto che è astrologia? Però quando è arrivato a astrologia faccio proprio questo che mi piace. Ma quando è arrivato ho sentito che era una cosa del destino. Quando è arrivato da solo non mi sono mai accorta. Un giorno mi sono ritrovata in mezzo a... Ma tu venivi fuori da esperienze così, no? Artistiche, vagabondesche, bitinesche, vero? Ecco. Esistenziali bitinesche? Vindelschmischesche. Vindelschmischesche, vero?
Cioè esiste, tu sei un esistenzialista, vero? Dai, dillo, non lo dico. Sì, mi dicono che sono un esistenzialista. Lo so, sembra che sia, vero? Il teatro come si lega con l'esistenzialismo? Non è un po' brutto? No. Che è meglio, l'esistenza o il teatro? Ma il teatro è l'esistenza anche. Sì. No? Per te? Sì. E per te, insomma... L'esistenza è il teatro, Sì. Nel primo piano, nel corridoio, dovunque. Poi ti colpirei duramente con la stanza di ferro. Persone di ogni tipo, gente di tutti i tipi. Mi chiedi soltanto del filo per il tuo pantalone. Persone di tutti i tipi, biondi, con capelli lunghi, quando ti spezzo il culo, lo so che remo tu quando ti spezzo il culo. Con i capelli lunghi, vestiti vecchi, non lo so per chi lavorò. La sveglia funzionava per ieri. Gente di tutti i tipi. Il boom, la proliferazione delle cantine cambia anche il volto del teatro di ricerca. Ai vecchi spazi, come l'Abaco, il B72, la Fede, il Teatro dei 101, che nel 70 tra l'altro ha già chiuso il suo cancelletto di ferro, si aggiungono la Comunità, Spazio 1, il Teatro in Trastevere, il Teatro Tenda Spazio 0, il Politecnico, l'Alberico, la Maddalena, per ricordare soltanto i luoghi più importanti. L'altro teatro in qualche caso diventa così un'anticamera di passaggio per arrivare alla ribalta ufficiale, ma anche un modo per seguire nuovi itinerari tra lo spettacolo e l'impegno politico. Sentiamo cosa ha da raccontarci sul suo percorso nell'altro teatro la scrittrice Dacia Maraini. Io ho cominciato al teatro di Via Belziana. Prima di prendere questo teatro ci aveva lavorato Volonté, anzi c'era stato tutto uno scandalo perché lui aveva messo in scena il vicario, che era stato proibito. Lui si era barricato dentro il teatro, aveva occupato, insomma c'è stato un abbastanza... Roma Città Santa. Sì. E mi pare che poi non l'ha fatto, però lui per protesta aveva occupato il teatro. Poi un anno dopo siamo arrivati noi, abbiamo fatto un piccolo gruppo con degli attori per fare un teatro di autori italiani. Abbiamo fatto Gadda, Parise, Siciliano, Moravia, Wilcock. Ecco, quella è la prima esperienza, è stata questa del teatro Via Belziana. Poi da lì mi sono spostata. Poi il teatro purtroppo ho dovuto chiudere per ragioni economiche, perché non ce la facevamo più. Anche se, per esempio, il mio testo che si chiamava Ricatto a teatro ha avuto un buon successo, andava molto bene. Ma le spese di teatro sono sempre superiori agli incassi, soprattutto in un teatro piccolo. Poi ho lavorato al Teatro La Fede, che era un altro teatrino dei primi che c'era allora, che era dopo Trastevere, verso il Mattatoio. Poi, i tempi eroici poi come sono continuati? Tempi eroici sono continuati ancora più eroici, perché da lì mi sono spostata, almeno per quello che mi riguarda, a Centocelle, che era una delle prime forme di decentramento teatrale. Lì nel 68-69. Ho preso con attori, ma soprattutto attrici, c'era Rosa Bianca Cerrino e altre attrici, la Lucia Vasilicò. Abbiamo preso uno spazio, anche quello era un garage di una casa, dove fra l'altro protestavano perché dopo le 10 di sera non potevano sentire rumore. Cioè. E abbiamo fatto un teatrino che si chiamava Centocelle. E la fatica più grossa non è stato tanto di fare il teatro, che abbiamo lavorato tutti facendo appunto il palcoscenico da noi con i chiodi, ma il rapporto col pubblico, col quartiere, perché allora non c'erano le circoscrizioni, i comitati di quartiere, non c'era niente, assolutamente niente, e quindi la gente era molto sospettosa nei riguardi, cioè questi che cosa vogliono, noi pensavano che noi vendessimo qualche cosa proprio materiale, no? Tipo quelli che vanno di porta in porta a vendere detersivi, così, perché noi andavamo di porta in porta a parlare con la gente ed era molto fatico. Poi un quartiere non tanto povero quanto chiuso, di gente immigrata, di gente che dormiva solo lì, andava a lavorare fuori, quindi la sera tornava stanca, le donne stavano chiuse in casa, non uscivano mai. Ecco, allora noi abbiamo fatto tutto un lavoro e devo dire che dopo... ci è voluto quasi un anno per riuscire a coagulare un po' di gente e a creare uno spazio che avesse un senso nel quartiere. Poi è stato molto simpatico, dopo, non so, ho fatto uno spettacolo che si chiamava Centocelle, gli anni del fascismo, è stato proprio un lavoro faticosissimo, è durato un anno, in cui prima ho raccolto tutti i dati del quartiere, poi facevamo delle assemblee in cui io leggevo i pezzi che avevo scritto, poi venivano criticati e discussi prima ancora di mettere in scena, no?
E qui è intervenuto anche un altro gruppo, una compagnia del teatro diretto da Cirino, e insieme abbiamo fatto un gruppo grande, abbiamo fatto questo spettacolo e altri spettacoli. Insomma, queste erano le prime esperienze, veramente... Era... Esiste ancora questo spettacolo? Sì, esiste ancora, e ha una funzione proprio nel quartiere. Quindi io poi avevo in mente di fare un teatro gestito dalle donne, mi interessava in quel momento, era la nascita del femminismo, insomma erano gli anni 70, 71, 72, fino al 73 sono stata a Centocelle. Poi nel 73 con altre donne abbiamo fondato la Maddalena, e proprio nel 73, è anche quella un'altra cantina, era una ex tipografia piccolina, infatti sono 80 posti. Sempre teatro povero in cui tutti fanno tutto, poi lì ancora di più perché era proprio un collettivo di donne che si metteva a lavorare insieme per, non solo per fare teatro, ma anche per creare un centro in cui potessero venire le donne, che fosse anche un centro, diciamo, culturale di vari, che si esprimesse in vario modo. Infatti anche noi abbiamo fatto rassegne di teatro, di cinema, incontri, dibattiti sui vari problemi, l'aborto, il divorzio. Cioè, voglio dire, e credo che sia, dopo 7 anni possiamo dirlo, un centro che non è solo teatrale, ma anche un centro politico, se vuoi. Berlinguer. 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 Ehi, Berlinguer, oh, buongiorno, come va? Beh, caro Berlinguer, Berlinguer, Berlinguer o Berlinguer? Inutile presentare Roberto Benigni impegnato a recitare il monologo del Cioni Mario. Mentre Dacia Maraini ci ha parlato delle sue esperienze di decentramento e di teatro femminista, un visitatore delle cantine romane in fase di boom avrebbe scoperto che era esplosa, dopo tanto teatro immagine, la febbre del monologo. E a propagarla, inventando un tipo di cabaret e di teatro comico nuovo, erano stati soprattutto i maledetti toscani sbarcati all'Alberico. Berlinguer. In quante maniere si può dire? Berlinguer. Berlinguer, Berlinguer, porta una sega, tanto uguale. Andiamo vicino, vai. Le 7 amanti di Dracula. Vietato ai minori di 18 anni. Buongiorno, vi faccio un prezzo buono, eh? 40 anni di mostro? Adulti per forza non si vede, grazie. Oh, scusi, lo so, la domenica appena si viene al cinema e si riempie. Appena c'è un bel film si riempie il cinema. Scusate, tutto pieno. Sono entrato un po' di corsa, scusi, non l'ho voluta battere apposta, Mi metto qui nel mezzo, non do noia a nessuno. Scusi, No, non l'ho visto. Non credo sia politico, deve essere un film... 7 amanti di Dracula, non credo politico, deve essere un filmaccio così di... d'avventura. A colori, bello, prendevo questo. Scusate, vediamo il film. E questo castello mi giunse in eredità dopo la morte di mio padre, conte di Maladoc. La protagonista è una bella figa, buona. Credevo peggio, bello. Scusate, faccio per scherzare. Vivete sola qui, signorina? Certo, specie di notte. Vengo io a farti compagnia! S'anderebbe anche te. Sì, ora fanno l'amore di sicuro, sì. Qual è la mia stanza, signorina? L'accompagno. Ora l'accompagna lei, vada là che accompagnamento, poi dopo tum, bum, bum. Sì, ora la tromba, Ora mi buttate, sì. Vedi, c'è il letto? Signore, vuole che rimanga a dormire con lei questa notte? Te l'ho detto. No, grazie, preferisco dormire da solo, a domani. A finocchio! È finocchio, ragazzi, un film con il protagonista Finocchio è maleducazione del popolo italiano. Si rimuovono i biglietti! Qui sono finocchi tutti, anche i bigliettai.
Ma guarda ragazzi, uno viene, ora scusi, mica per essere ignorante, ma uno viene a vedere un film con un bambino piccolo e vede che quello con una figa in quella maniera dorme solo. Secondo lei cresce bene il bambino? Mica per essere ignorante. Ma guarda ragazzi, se si deve, oggi al cinema non c'è più, proprio non bisogna fidarsi più di niente. Eccolo, eccolo un altro, Finocchio anche questo, lo scommetto. Ve lo dico io, vedi come cammina. Finocchio vai, ehi vado avanti, Finocchio da sé, vada che morsi, forza Malaloc! Ora lui ha tromba sicuro, Giù Malaloc, ecco la mano sulla coscia, sulle mutande, ecco, forza Malaloc! E ora cosa c'entra le pecore? Era per fare lavoro e fanno vedere. Questa è la censura dei cinema italiani, ecco. E ecco quell'altro Finocchio che dormiva solo. Te l'hanno bene trombata, imbecille! Forse. Si è addormentata, è arrivata Malaloc, insomma. Ma guarda, poi se è possibile, non ci è perso. Vai, ecco le pecore un'altra volta. Che è un film per pastori. Se lo scrive va fuori, film per pastori, io non entravo, no? Siccome voglio fregare sempre il popolo. Oh, scusi, Oh, mi ha fatto apposta, scusi, mi è venuto di venire un po' più in là. Oh, siamo tutti in piedi, posso mica vedere il cinema così, no? Mi viene di spostarmi, no? No, perché se vado più in qua è tutto così. Se vado più in qua, scusi, no, facevo per far vedere. No, ho fatto per far vedere che perché che vorrebbe attaccare questione. Invece io parlo quanto mi pare, in quanto io, caro signore, sono nel diritto della cittadinanza di non poter piacermi qualsiasi film, specialmente col protagonista Finocchio, capito, caro signore? Certamente. Oh, silenzio, sto parlando di coglioni! Oh! Io guardo quanto voglio il cinema, in quanto... Ma guarda, dalla quarta fila silenzio, venga lei in piedi, si vede come sta zitto, va. Anch'io seduto sto zitto. Ma in piedi avere voglia di muoversi, di parlare. Ho pagato lo stesso biglietto e devo stare zitto. Dovrebbe essere scritto. Seduti zitti, ritti parlanti. Per forza, pago lo stesso biglietto e devo stare zitto. Va, zitto e fermo. C'è mica scritto fermi tutti c'è il film. Ma cosa vuoi? E allora non mi posso muovere. Ma guarda il sistema. Allora ecco le mucche, proprio un film dello zoo questo, sette amanti di Dracula, sette finocchi di Dracula. Ma vaffanculo a Malaloc, questo vuole stia fermo, quell'altro vuole stia zitto, ma io sto zitto e fermo sul serio. Roberto, sì. Siamo dovuti venire a Cinecittà per farti intervista. Sì. Tu ormai sei un divo, un personaggio di successo. Grazie. E ti ricordi dei primi tempi? E più che altro mi ricordo dei secondi tempi, che sono, mi piace di più, non gli esordi, mi piace sempre la conclusione delle storie. E mi piace molto anche l'intervallo. I primi tempi mi ricordo solo il primo tempo di Sfida all'OK con Rai, che mi fece molto... E tenere in ansia per tutto il tempo. I secondi tempi me li ricordo quasi tutti. Ma i primi tempi dell'Alberico? I primi tempi dell'Alberico me li ricordo benissimo, in quanto che diciamo che più che i primi tempi io sono stato il titolo di testa dell'Alberico, in quanto che ho aperto il teatro, ecco, facendo un, chiamiamolo, monologo nella parte proletaria, quella sottostante, che è chiamata cantina, è il periodo delle cantine. Periodo. C'era un'altra parte che era quella del salotto, che era di sopra, e io ero nel salotto. Chi ci nel sta? Salotto ci stava i gruppi sperimentali, quelli più presi sul serio, più presi in considerazione, di ragazzi a posto, che erano quello di Bruno Mazzale e Rosa Di Lucia, la Carmela Bene, come è stato detto, delle donne. Poi c'è stato... Che facevano? Facevano delle cose... mai nessuno ha capito cosa facessero in verità, però facevano delle cose... avanti, questo era chiaro. Io quando domandavo ma cosa fate, dicevano noi siamo avanti. Ecco, questo era un po' sotto invece sarei un po' più indietro e si faceva questi monologhi. E queste cantine, credo che un periodo così, poi sopra c'era Lucia Poli, c'era Donato Sannini, sempre con gli sperimentali avanti. Poi Donato è sceso giù però. Donato poi è stato levato proprio, è stato radiato alla parte sotto. È tornato indietro proprio, è venuto in cantina anche lui. E la parte sotto che faceva delle cose? Monologhi di che tipo? Tragici. Tragici, esattamente. Tragici e comici, Dio che freddo. Tragici e comici.
E questi monologhi, che appunto ci sono stati anche altri attori comici, anche Coso, Marco Messeri, Lucia Poli ancora di sotto, Sannini quando passò di sotto grado, e pure quell'altro che ha fatto, come si chiama, quel comichettino... Verdone. Verdone, esattamente, che ha continuato pure lui da allora. In più, e sono contento perché le cantine hanno dato dei grossi frutti. Volevo dire, abbiamo perso un po' di vino, ma abbiamo guadagnato dei seri attori, è vero o no? Dei grandi comici. Dei grandi comici e dei grandi... Certo che leggendo il giornale praticamente c'è la bella caponata. Ogni rigo c'è una pagina sulla violenza. È quella la cosa tragica, è veramente quella la cosa tragica. Ma vedi, purtroppo oggi non c'è soltanto un certo tipo di violenza al limite mediamente sportiva, oggi purtroppo c'è un certo tipo di violenza al limite mediamente generale. Voi ricordate il mistero di Fatima? Mistero che non si è mai saputo quello che voleva dire. Io sono riuscito a saperlo da una conoscenza che ho al vicariato. Voi sapete che dice il mistero di Fatima? Che il mondo prima o poi scomparirà. Ma non per un certo tipo di violenza al limite mediamente particolare, al limite mediamente sportiva. No! Per un certo tipo di violenza al limite mediamente generale. Ammettiamo che io, per esempio, a sera per Roma non si può più uscire. No! È pericolosissimo. Ammettiamo che io, a sera voglio uscire con mio padre, con mia madre, al limite mediamente qua fidanzata. Usciamo, a un certo punto arriva la motocicletta con due, che si avvicina al finestrino, mi dicono, caccia un po' fuori il portafoglio, caccia un po' fuori l'orologio. Che te credi che gli do il portafoglio con l'orologio? No! Io ti caccio fuori questa. Ah! Dice, non la voglio usare. Chi ti ha detto che non la posso fare? Ce la porto darmi. Imbrato vi rimato, ah ma posso non dire niente, ma che stai scherzando? Prima che mi accoppa a me voglio essere a coppa loro, dice ne qualcosa, chi tanto che ne posso accoppare? Ce l'ha vista ora, dice ma è sicuro che la puoi usare, ho detto c'è il porto a te, ma che stai fatto? Perciò io non sono tranquillo, sono tranquillissimo, dice come fai a essere tranquillo? Con questo, dice con questo che ci fai? Che ci faccio con questo? Ci uso questo, ah che stai matto, ma che stai scherzando? Prima che mi accappano a me voglio essere accappano a loro, dice ma lì c'è reale, ma qual è lì c'è reale? C'è il porto a te, dice ma che ci fai con questo? Ma te l'ho detto, ce l'ha vista ora. Perciò io non sono tranquillo, sono tranquillissimo. Dice, vuoi essere tranquillo? Non ho detto, la pista non dice, ma sicuro che la puoi usare. Dai, guarda, controlla. Io devo lasciare. Timbrato, vi dimando. Perciò io non sono tranquillo, sono tranquillissimo. Ma tu mi dessi la vita deve essere così, mannaggia la miseria. Ma era meglio che quello moriva di diabete. Ma proprio se vediamo che c'era il diabete proprio dall'occhi gialli, lacrimosi proprio. Che fine di schifo che ha fatto. Io ho visto l'incidente. È successo la sera là, dal 15° chilometro dalla puntina, no? Io abito là vicino, no? Ma ricordo che stavo a casa, no? Stavo a sede, stavo a vedere la televisione. A un certo punto si sente proprio un rumore dei gocci, dei ferraglie, no? Ma dico, mortacci, dico, fammi andare più. Scello giù, te vedo la macchina di Sergio, proprio tutta quanta attorciata, proprio come una scatola di sardina, no? Schizzi da sangue sull'unotto, sul bruscotto, pezzetti di cervello sul contachilometro, immagino, coraggio. Lui stava là con una ragazza, no? All'inizio si muoveva proprio tutto quanto a schiaffi, così proprio come una marionetta, dice aiuto, salvatemi, cose, ti denti per terra, una cosa. A un certo punto arriva uno, dice presto, dice chiamate un'ambulanza, dice tocca salvarli. Dico ma che chiami? Dico no, vedi che questi si annoceranno 30 secondi di vita. 35 secondi, io sono spirato così a un'isola, portarci loro. Perdona, questi sono praticamente i primi personaggi tratti dai suoi primi spettacoli teatrali. Sì. E niente, a questi personaggi qua, molti di questi, li avevo fatti nel primo spettacolo dell'Alberico, cioè nel 77. Cioè, una galleria di personaggi, cioè lo spettacolo si chiamava Tali e Quali, cioè i personaggi, alcuni personaggi della vita quotidiana, cioè ripresi proprio Tali e Quali. Fa voce, quei gesti, quei cose, certo, così. Sì, d'accordo, però non le sembra questa, Verdone, che sia un, diciamo, una comicità un po' imitativa, un po' troppo imitativa, un po' troppo televisiva? Cioè, se io imitassi il personaggio noto, forse potrei essere, cioè, una specie di uno scherzo, così, eccetera. Però siccome io imito dei prototipi, così che si incontrano nella vita quotidiana, cioè non credo di essere uno schese. Certo, se per tutta la vita continuassi a fare quello che parla così, eccetera. Quello che parla che ha visto la prota... Beh, allora sì, sarei un imitatore. Ma fino a quando riesco a trovare dei personaggi nuovi, allora no. Sì, d'accordo, ma lei che cosa ha a che vedere proprio con lo spettacolo d'avanguardia? Con le cantine? Ma infatti c'entra molto poco.
Io infatti credo di essere per certi versi un personaggio del retroguardia. C'entra con l'avanguardia, cioè per, in questo senso che io ho sfruttato un ambiente teatrale dove si esibivano dei personaggi d'avanguardia. C'era stato Benigni, c'era stato Donato Sannini e sono arrivato anch'io, ma non è che nemmeno la loro fosse tutta questa avanguardia. Cioè, io voglio puntualizzare soprattutto questo. D'altro canto, i nuovi comici oggi dov'è che si fanno le ossa? Se ne devono fare per forza nelle cantine. All'epoca dei Sordi, di Tognazzi e Compagnia Bella c'era la spettacolo. Oggi noi abbiamo soltanto la possibilità, grazie a quel decreto ministeriale del 617/241, comma 14, di purtroppo di esibirci soltanto nelle cantine. Hanno incastrato, ridimensionato, addomesticato, quasi ribambito. Ma le bambole d'Italia io le porto sempre qui. Chiudete gli occhi e dico come sono. Donato Sannini, altro maledetto toscano con base fissa all'Alberico, coglieva nel suo monologo Io e Majakovskij il lato grottesco che si nascondeva dietro l'euforia del boom delle cantine e del risveglio dell'avanguardia. In realtà, nonostante la moltiplicazione delle sale e la massa dei nuovi arrivati, il teatro di ricerca era un fenomeno in crisi di inflazione e di svendita all'ingrosso, sollevando, come vedremo in seguito, delle decise scomuniche o il bisogno di ricominciare da capo, magari andando a rigenerarsi come Leo De Berardinis nel sud o stabilendosi come Lisi e Silvana Anatoli sotto la tenda di un circo accampato ai margini della città, fra il centro e la periferia. A Majakovskij non gli compravano neanche un verso e a me neanche una piazza, proprio a me, che potrei fare lo stesso spettacolo che faccio a Roma, anche nei posti più selvaggi del decentramento, dove vivono ancora i bifolchi che protestano senza capire un cazzo. Proprio a me che esporto successi! Come costruisco un successo? Facile per me. Per prima cosa preparo il programma di sala. Ci metto di solito 2 giorni, spiego la trama dello spettacolo, che se no è assolutamente incomprensibile. Una volta pronto il programma, io lo porto in macchina o a piedi, critico per critico, giornale per giornale. Quando il critico poi viene in teatro, io vorrei tanto fare come i miei amici, che dimentichi dell'improba fatica dei giorni precedenti, gli sbattono la porta in faccia e gli fanno arrivare frasi come «Via! Che cazzo ce ne frega a noi della critica?» Ma io non resisto, preferisco prenderli a braccetto e citargli un libro introvabile da 60 anni. Fatto questo, non mi resta che andare in scena con lo spettacolo, che naturalmente rappresenta la scissione spazio-temporale, il doppio, il rovescio, capitalizzare gli stimoli, legargli le mani, il corpo è un linguaggio, l'ombra di Dracula. Però ho ancora qualche grave perplessità per quel che riguarda l'inizio. Cioè non so ancora se entrare lentissimo, spogliarmi completamente nudo e vestirmi da Salomè, oppure se entrare lentissimo, spogliarmi completamente nudo, prendere un oggetto della scenografia, possibilmente di poco pregio, e poi dargli fuoco. Come andare avanti, però, per fortuna è già molto più semplice. Io ho intenzione, infatti, di usare l'effetto dello specchio. Ma si badi bene però, specchio e non vetro, lo specchio è culturalmente molto più consistente, cioè uno si specchia, il doppio, il vedente veduto, l'attore spettatore, lo spettatore che esiste solo di riflesso nello specchio. Dopo 20 minuti di specchio però, io ho intenzione di usare anche il vetro per dimostrare a tutti che io non privilegio nessun materiale. Il vetro poi, volendo, in fondo, è anche più poetico e io lo uso come al solito spiaccicandoci contro il viso e le mani e facendo delle orribili smorfie. Questo nei più raffinati dà sempre l'idea dell'addio, della separazione, della memoria, della separazione dalla memoria. Nei più svogliati, invece, dà sempre l'idea dell'acquario.
Ma non crediate però che io sia così grossolano da metterci pesci. Per i critici non voglio apparire troppo diretto. Si tratta di un rimando. I bifulchi del decentramento magari mi diranno: ma Sannini, ma un acquario senza pesci? Che cazzo d'acquario è? E io gli risponderò che è il luogo dell'assenza. Ed è questo il reale valore dello spettacolo, che c'è e non c'è allo stesso tempo. Se ancora qualcuno dovesse protestare: ma insomma, Sannini, non ti sembra tutto un po' troppo facile? Ogni anno ti schiaffi dietro un vetro, dietro un velo, con una fiammella, 5 costumi, 3 donne, 4 uomini. Ma che cazzo ci vuole? Io ti rispondo allora che è uno stronzo! Perché questa è l'immagine frammentata e deformata della sua realtà. Lui e la sua gente sono completamente abbrutiti dalla nullità della loro vita. E per questo io gliela propongo sotto forma di frammento, perché prendano finalmente coscienza della grave crisi in cui versa il nostro paese. Come finire, però, per fortuna, è proprio facilissimo. Io faccio entrare in scena una bella ragazza completamente nuda. Il nudo, per fortuna, suscita ancora qualche polemica che vivacizza la serata sempre assai mesta. Nonostante sul palcoscenico io abbia con grande abilità rappresentato la festa, il gioco, il rito, la maschera, il doppio, il rovescio, Ubu, tutti siamo Ubu, Salomè, tutti siamo Salomè, Sade, tutti siamo Sade, Tarzan, tutti siamo Tarzan, Joyce, tutti siamo Joyce, che poi non è vero. Il signor X, la signora X, A, B, C, la relazione spazio-temporale fra Ubu e Salomè con la mediazione di A, B, C, la tarantella, Ibsen a Napoli, Kafka a Napoli, Strindberg a Napoli, Majakowski anche lui a Napoli, e 2 opere in una, e 3 opere in una, 4 opere in una, tutte le opere in una, il potere, la spirale del potere, il gioco del potere, tutti siamo il potere. Se c'è un'attrice buona, un attore brutto, la prima è la vittima, il secondo è il carnefice per forza. Se c'ho un pochino di più di soldi, ci metto un attore che ascende al cielo, ne discende, e siccome il trucco mi costa, lo ripeto almeno 3 volte, e se no orchestrine, tarantelle, nacchere, flamenchi, valzer di sicuro effetto, se usati più volte, specie all'inizio e alla fine, ad indicare circolarità, falci con martelli o con teschi, a seconda chi abbia voglia di alludere alla rivoluzione o alla morte. Comunque, io cito Duchamp. Dunque, il teatro d'avanguardia non c'è mai stato. L'avanguardia esiste in tutte le forme d'arte, naturalmente, non soltanto nel teatro. Esiste soltanto in periodi rivoluzionari. Cioè la storia che fa l'avanguardia. Allora hanno inventato il termine neo-avanguardia, in termini borghesi, cioè l'avanguardia è diventato un fatto borghese, non significa niente. L'avanguardia la faceva Majakowski con i suoi comizi, laddove era attore lirico, come intendo io. Cioè si presentava in pubblico ed esprimeva tutto ciò che era lui in dialettica col momento storico e col partito anche, tant'è vero che poi si è dato non per amore di una donna, ma per amore della storia si è suicidato. Quindi l'avanguardia non esiste assolutamente come concetto estetico, ma esiste come concetto politico. E allora l'avanguardia in Italia non c'è mai stata. Ecco, però chiamiamo il nuovo teatro, un teatro diverso. Ci sono... allora c'è chiamiamo stato, un teatro contro il potere. Proviamolo. Allora è completamente diverso il discorso. Il teatro contro il potere è venuto fuori da 3 o 4 emigrati, venivano dal sud, 3 o 4 pazzi, alcolizzati, eccetera, eccetera, che non a caso adesso 2 o 3 girano fra cliniche e cose, e che dalla cultura completamente alternativa in senso di inferiorità da un punto di vista di potere, hanno fatto una cosa diversa che per comodo si è chiamata avanguardia o nuovo teatro. Per me era teatro contemporaneo. Queste 2 o 3 persone, ti faccio subito i nomi chi sono, gli altri veramente non è silenzio. Sono Carmelo Bene,
Carlo Quartucci e Leo De Berardinis. Gli altri non esistono, gli altri hanno soltanto continuato nella scia di una specie di successo di cantine e di borderò per guadagnare dal Ministero dei soldi o per guadagnarsi una gratifica, nel senso che non potevano accedere direttamente al teatro ufficiale per impreparazione tecnica, e allora hanno fatto l'anticamera di un certo teatro ufficiale, e si sono autodefiniti d'avanguardia. I nomi sono subito, te li dico subito: Mario Ricci, Meme Perlini, Alioti, ultimamente Roberto Benigni, tutti questi, questa genia di gente che non ha fatto altro che sfruttare la rabbia di due o tre persone completamente e veramente arrabbiate. Non parlo di meriti, parlo soltanto di fenomeno storico. Ecco, un fenomeno storico ma anche linguistico, no? Cioè, nel senso ma che... è ovvio, ecco, è ovvio, cioè, la stessa cosa, ma non estetico, sempre politico. Io so chi imparato. Sono Leo e Perla, la coppia regina del teatro sotterraneo. Una retrospettiva dei loro spettacoli ha richiamato a Torino, Milano e Roma migliaia di giovani entusiasti. Sono i dioscuri più sboccati e romantici, più decadenti e irregolari, di tutta la scena d'avanguardia. Partivo dal teatro come errore al teatro dell'ignoranza. Che significava? Il teatro come errore era quello di combattere i borghesi che finalmente si erano abituati. Uso questa parola che sembra scontata, invece no, ce l'abbiamo ancora. E allora si partiva dal teatro come errore, nel senso di non fargli capire assolutamente niente, per quanto riguarda la mia esperienza, e quindi di una provocazione non rivoluzionaria, ma nel seno della storia che esisteva allora, fino ad arrivare al teatro dell'ignoranza. C'era una lettera di Schaeffer, Baron Schaeffer, Arnold, contro Strawhiskey. Strawhiskey significa un whisky abusato. Strawhiskey è una cosa che non sopporto. Sono astemio, vegetariano, indiano. Il teatro dell'ignoranza era soltanto il fatto che alle persone che non sapevano assolutamente niente né di teatro né di poesia, tu dovevi arrivare con delle frasi, con dei fonemi anche, con delle sillabe che facessero parte del loro patrimonio culturale. Per questo siamo andati dopo a Marigliano, no? Infatti, a Napoli, eccetera, questo passaggio, e riuscire a combinare con 5 o 6 elementi semplici, arrivare ad un discorso complesso. Devo sapere perché sei partito da Roma, sei andato a Marigliano, poi sei tornato. Ah, ho capito. Questo passaggio. Io credevo perché sei partito col cervello, capito? Era il 68 e mi telefonavano a casa gli uccelli, che erano degli studentacci come si chiama? Facoltà del Danza. No, l'architettura. Io mi rifiutai, perché ho rifiutato tutto il 68, non nel senso di UNESCO quando ha rifiutato a Parigi il 68 parigino, quando passavano gli studenti sotto casa sua, UNESCO reazionario terribile,
ha detto che tutti questi qua fra 3 anni saranno gli impiegati statali. Ed ha avuto ragione. Io invece rifiutai per un fatto di sonno, perché mi telefonano alle 7, dice qua buttiamo le pietre dagli alberi, viene anche lì. E mi ha pregato per tardarmi, dopo. Mai buttato le pietre da un albero. Allora, dato che era terminato il periodo storico di fare un'azione contro, diciamo così, nelle cantine, contro i borghesi che cominciavano, io uso sempre questa parola con molto rispetto, la borghesia ha prodotto betone. Ma ciò non vuol dire nulla. Il betone sarebbe stato prodotto, dice, fatene un altro. Come disse la Verdi. Comunque, vabbè, tu sei ignorante, non puoi capire questa cosa. Però la faccenda era un'altra. La faccenda che era finito il momento di provocare, dato che le cantine cominciavano ad affollarsi di beoni, era il momento di troncarla e tornare al proibizionismo. Allora andai giù, andai nel sud per ritrovare un'altra storia, un'altra cosa, no? Cominciai a fondere le due esperienze, quella romana e quella poi del sud. Però l'ho sempre fatta a livello di anarchico individuale, neanche anarchico, anarcoide individuale. Anarcoide viene da alcoide, cioè da alcol, d'alcol. Non d'alcol. Popolare. No, assolutamente non popolare. Io ho preso un tamburo, ho battuto in fronte a uno da prima fine, come prima rappresentazione o tappatura che feci, quando contaminai la sceneggiata con appunto le esperienze che avevo passato a Roma, la prima cosa che feci, presi la gran cassa, io sono una batteria, no? Presi la gran cassa e te in bronda, che stavi in prima fila e che si divertiva, rideva. Perché doveva ridere? Non doveva ridere, perché era uno spettacolo comico, d'accordo? Era uno spettacolo comico, ma lui non doveva ridere. Per il semplice fatto che era uno spettacolo comico sulla pelle loro, sulla loro pelle, proprio stracciata. Santa Lucia, torna!
quando è che avete preso questo circo? Quando è che siete venuti qui? Nel 73, un anno decisivo come il 74, il 75, il 76, l'80, e quindi marginale. Si tratta forse adesso di stabilire se era il 73 prima o dopo di Cristo. Abbiamo una qualche confusione sui tempi, sulle date. L'universo in espansione, il problema del tempo è di capitale importanza. E perché avete preso un circo per affrontare il problema del tempo? Perché il problema del tempo allora, come il problema dello spazio, erano fatti importanti. Non si poteva più rinchiudere il teatro all'interno delle cantine o all'interno dei quattro muri o all'interno dei palcoscenici all'italiana. Sentivamo che il teatro doveva conquistare degli spazi diversi ed eravamo anche un po' nomadi, un po' zingari, non ci volevamo fermare qua. Pensavamo il circo come uno strumento per girare, per non fermarci. In fondo per vivere così, in maniera mediterranea, con una grande tensione, come chiamarla? Solare. Abbiamo fatto anche questo strenuo tentativo. Abbiamo cercato di realizzare questa utopia impossibile. Non ce l'abbiamo fatta. Siamo rimasti qua, ancorati a che cosa? Alle ultime propaggini di una metropoli che sempre più si è dissociata nei suoi termini culturali, sociali, politici, umani. Qual è stato il nostro primo spettacolo? Abbiamo cominciato con una dedica. A chi? A Pinelli. Al suo defenestramento. Ma non ci interessava affrontare il problema di ordine politico né di ordine sociale. Ci interessava cogliere un momento importante attraverso cui si manifestava come tutta una serie di cose in cui si era profondamente creduto stavano per cambiare di segno. Come si chiamava questo spettacolo? Si chiamava 12 dicembre Ouverture. Come dei contenuti sui quali si era insistito non avevano più senso, si stavano sgretolando. E infatti quel tipo di spettacolo costruito così con un grosso sforzo di organizzazione formale ha determinato un casino che ancora noi oggi ricordiamo come la Domenica di Sangue, uno scontro furioso, fisico, con gli apparati rivoluzionari venuti qua a Spazio Zero a vedere lo spettacolo, perché? Che a un certo punto, dopo che Pinelli non cadeva dalla finestra della questura di Milano, ma da un trapezio attraverso una serie di evoluzioni acrobatiche, hanno cominciato gli uni a cantare gli inni di Lenin e gli altri a cantare gli inni di Trotsky. Cosa è successo esattamente? E scontri furibondi, urli, e si è finiti quasi a cazzotti qui dentro con 600 persone scatenate e un piccolo gruppo di teatranti spericolati che cercavano di affrontarli e di contenerli.
oltre al trapezio mi ricordo un'altra immagine che poi è quella, mi pare, che ha scatenato davvero la rivoluzione in sala. C'erano vari attori che ballavano al suono e al canto dell'Internazionale, ballavano portando delle maschere. Una sorta di balletto, l'Internazionale era in tedesco, in realtà era l'alfabeto tedesco, il suono era quello dell'Internazionale ma ballettato, per cui questo, oltre all'immagine di Pinelli dal trapezio, ha un po' scatenato le ire funeste in sala. Ma perché loro, perché si sono arrabbiati, loro, insomma la sala, gli spettatori che hanno pensato? Gli spettatori, che poi erano compagni, diciamo, della sinistra rivoluzionaria di allora, alla quale noi ci riferivamo in quel periodo, si aspettavano, come si aspettava la cultura in quell'epoca, e non soltanto la cultura rivoluzionaria, anche quella dell'Arci, che aveva fatto scuola in quel periodo, si aspettavano un teatro a Dario Fo, un teatro didattico, si aspettavano che il teatro politico fosse un teatro di messaggi, di riti di conferma, di contenuti, che è esattamente quello che non intendevamo fare. Intendevamo un pochino quella che poi è diventata la tematica degli anni 77. Perché l'avete cantata, l'avete fatta cantare in tedesco, questa Internazionale? Intanto perché era più bella, sonoramente, la prima ragione. Secondo, perché in tedesco era più straniante, irriconoscibile, e quindi non determinava immediatamente la sicurezza e il rito di conferma. Era impossibile cantarla in coro. Questa era un'altra ragione. Terzo, perché la sonorità consentiva meglio la forma, lo stile del balletto, la sonorità tedesca. E le maschere, che maschere erano quelle che erano? Erano maschere, che maschere erano? Maschere rosse. Le maschere almeno erano rosse. Noi le chiamavamo tante Trotsky, erano tutte uguali. Si trattava in effetti di vivere con la giusta dose degli straordinari fallimenti. E all'interno di tutto questo, anche il dato tecnico, ad esempio, del trampolo così equivocato in Salvatore Giuliano, acquista una sua significanza precisa. Per noi non era altro che una proiezione meccanica dell'atto che dava la possibilità di sviluppare una grossa densità spettacolare, ma che era contraddetta immediatamente dal suo interno, perché il trampolo, come tutto, come la struttura musicale sempre più estesa come spettro sonoro, era anche il senso di una permanente invalidità. E tutto questo, devo dire, allora è stato semplice rispetto ad alcune questioni fondamentali. L'esigenza di aprire il discorso chiuso del teatro a una serie di altri campi espressivi, e come la musica e come la scultura. Ecco, la scultura per noi non è stato un graffito o un'esercitazione, è stato un intervento linguistico di espansione, in questo senso. E nel corso della quadrilogia o pentalogia siciliana abbiamo usato una serie di maschere che, ripeto, non sono graffiti, sono elementi formali inseriti all'interno di un linguaggio che sentivamo in espansione. La maschera, quando riesce, riesce a essere interna, è un ritmo anch'essa, o non riesce, sballa, e allora in quel caso forse è dal palpito, nel peggiore dei casi. Nella elaborazione degli spettacoli di Spazio Zero, la musica ha un ruolo sempre molto rilevante. Gli attori divisi in attori suonano tutti vari strumenti. La visita al Teatro Tenda Spazio Zero non si poteva concludere senza mostrare questo singolare conservatorio, la scuola di musica popolare del Testaccio, nata proprio di fronte al circo.
Lisi, ma i tuoi attori sono attori o musicisti? Ma secondo me non sono né degli attori né dei musicisti. Mi viene in testa un altro termine, più esatto. Sono dei mutanti. Ma dico meglio, probabilmente sono dei poeti. Thank you.